Che il congresso per le libertà civili oggi ha voluto fare una pausa con l'associazione, il nostro 11° congresso, 144 anni dopo dalla breccia di Porta Pia, una nuova breccia affinché quei diritti che attualmente non trovano spazio in nessuna agenda politica siano affermati. Ci sono tantissime persone che chiedono rispetto, innanzitutto rispetto di diritti fondamentali che sono stabiliti dalla nostra Carta Costituzionale, che si basa su un principio di laicità che deve essere rispettato, e con esso il principio di uguaglianza, il diritto alla salute, il diritto alla famiglia, il diritto a poter sviluppare la propria personalità in tutte. È vero, e lo dico spesso, che la storia non si fa con i se e con i ma, però se quella che qualcuno come Marco Pannella definisce la suprema cupola della mafiosità partitocratica ci avesse fatto votare quel referendum, ci avesse fatto votare quel referendum ed altri che erano insieme a quello, credo che la storia di questo paese sarebbe cambiata, perché sarebbe stato abrogato il concordato. Certo, sta cercando di fare qualcosa, però forse dovrebbe anche fare un po' tesoro, se vuole fare veramente chiarezza, dell'esperienza radicale. Anche qui la pulizia interna, se la sta facendo, se ci sta riuscendo, tutto questo non sappiamo, con le banche del Vaticano, gli ori, eccetera, è tutta una cosa segreta. Mentre se riuscisse a far parlare, a parlare di queste cose, io credo che tutto il suo lavoro, se veramente, e io penso che ci sia, c'è questa volontà di fare pulizia, di fare chiarezza, le cose sarebbero più semplici anche per lui. Grazie.
ai bersaglieri e a loro il nostro saluto caloroso e il nostro ringraziamento. Voglio ringraziare anche Luigi Brunori per qui sotto il palco, per la sua presenza in tutte le condizioni, magari un po' meno semplice da trovare, ma è ovvio, a loro di essere qua tra noi e ci vediamo tra poco.